Aiutiamoli a casa loro! Parliamo di Tony Iwobi. Tony Ichike Iwobi, meglio conosciuto come Tony Iwobi, è un senatore della Repubblica e politico della Lega Nord, che è stato eletto al Senato italiano nelle elezioni del 2018. È nato il 26 aprile del 1955 a Gusau, una città a maggioranza islamica a nord della Nigeria, grande più o meno 3.364 km² e con una densità di popolazione di 110 abitanti per km². È uno di 11 fratelli di una famiglia di religione cattolica di etnia Igbo, una delle etnie maggioritarie della Nigeria. È arrivato in Italia nel 76 ed ha conseguito una laurea in ragioneria a Treviglio. Tra le sue idee politiche principali troviamo un forte sentimento federalista. A proposito, anche la Nigeria è un paese federalista, precisamente è una repubblica presidenziale di tipo federale che lega 36 stati. Ma torniamo a Tony Iwobi. Entrò a far parte della Lega Nord, dove si ispirò particolarmente a Gianfranco Miglio, il fondatore del partito federalista, e alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto al Senato, diventando così il primo nero a prendere posto al Senato italiano. Sì. Ruolo che ha ricoperto fino al 12 ottobre del 2022. Fu celebre lo scambio di idee tra lui e Super Marione Ballotelli, che durò qualche settimana. Infine, Tony Iwobi non è stato ricandidato alle elezioni anticipate del 25 settembre 2022. Spero di esserti stato d'aiuto. Lei come risponde a chi dice che Salvini è un razzista? La ringrazio.